Mi piacerebbe correre, ma ho subito dolore alle ginocchia. Con la mia ernia la corsa fa male. È meglio la bici, la corsa è uno sport traumatico. Avevo iniziato, ma ogni volta un acciacco diverso, quindi ho smesso. Quante se ne sentono? È credenza comune che la corsa faccia male. Ma è davvero così? Ebbene no. La corsa fa bene, se sai come farla. E ti dirò di più, è lo sport più naturale che esiste. Il problema non è correre, ma farlo nel modo in cui lo facciamo oggi. Ci infiliamo le scarpe da running a 40 anni, dopo 10 anni di sedentarietà. Per perdere qualche chilo siamo sovrappeso, abbiamo i muscoli abituati al massimo a 10 minuti di passeggiata o a fare le scale quando l'ascensore è occupato. La vita moderna ci ha portato tante comodità, ma ci ha reso pigri. Spendiamo tutto il nostro tempo da svegli stando seduti. Lavoriamo alla scrivania, mangiamo al tavolo, guardiamo la TV nel divano, guidiamo seduti. È ovvio che il nostro corpo non è più abituato a correre. E se non ci diamo il tempo di fare le cose per gradi e con la giusta consapevolezza, è normale che i nostri muscoli e articolazioni si ribellano. Ogni anno il 57% dei corridori subisce un infortunio. È anche vero che la maggior parte sono dovuti a sovraccarico, quindi non alla corsa in sé, ma all'errata pianificazione e carico degli allenamenti. Ma l'infortunio non deve essere visto come la normalità, è in qualche modo un errore che abbiamo commesso sulla valutazione del nostro stato di salute o nella gestione del nostro fisico. Quindi è molto importante fare tutto con gradualità e col giusto metodo, come spiego a pagina 19 del mio libro. Spero di esservi stato utile, se ancora non l'avete fatto mettete like al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati, alla prossima avventura e mi raccomando, sempre di corsa!